abbiamo qui Pierluigi Marconi, che è il nostro socio fondatore, che è portatore chiaramente dell'intelligenza collettiva e che vuole fare un suo intervento, e chiaramente noi vogliamo ascoltare. Pierluigi. Grazie. Allora, no, adesso io ho ascoltato oggi anche gli interventi stamattina, mi sono preso un po' di appunti, ho quattro frasi di base sulle quali puntare e non cerco troppo di lungo. Il primo elemento è la riflessione che ha fatto Fabio su quella dinamica che si è avvenuta nell'ambito delle mailing list, del dibattito, diciamo, sul piano virtuale. Allora, è un fatto assolutamente normale che capita in una struttura che non ha un controllo completamente verticistico. E non deve avere. Esattamente. Allora, noi siamo, come ho detto altre volte, un laboratorio. Stiamo studiando modalità diverse. La stessa cosa la si ha nelle squadre, e guarda caso qualcuno ha già proposto la metafora della squadra. Una squadra vive bene, riesce a far gol e andare bene, si lavora come squadra, non appoggiato sul tizio o sul Caio, cosa che abbiamo visto nel calcio e che non ha funzionato molto bene. E lì il problema è avere il sentimento del collettivo e riuscire a sviluppare la capacità di coordinamento collettivo, e quindi avere un senso di fiducia nel collettivo e non una sfiducia che ti porta al controllo. È l'unico controllo che possiamo fare individuale, perché la nostra mente non ce la fa a fare un controllo collettivo con degli strumenti individuali, no? Sono gerarchici gli altri sistemi. Ora, nel momento in cui lavoro come gruppo, io ho un problema di riuscire a coniugare due parole apparentemente antitetiche. Guardo te, perché sei uno che su questo ci sta attentissimo. La coniugazione tra libertà e vincolo. Allora, tra libertà e vincolo, cioè la libertà è l'essenza di un pensiero liberale, la libertà individuale. Proprio in questi giorni, con questi fatti incresciosi che sono avvenuti a Parigi, abbiamo trovato l'occasione per riflettere su un tema della libertà, in quanto libertà di pensiero, di parola e di comportamento. Sono tre libertà diverse. È ovvio che tutti noi qui siamo certi che la libertà di pensiero non deve avere limiti. Però abbiamo... La libertà d'opera, sì. Abbiamo dubbi che la libertà di comportamento debba essere senza alcun limite. D'altro canto, è proprio nel comportamento, nella parola, che noi ci creiamo come sistema e non come massa. E il sistema ha la caratteristica, per definizione, che è, come si dice, non è dispersivo dal punto di vista energetico, cioè riduce al minimo la conflittualità e aumenta al massimo, non la esaurisce, ma aumenta al massimo la sinergia. Questo cosa significa? Che un sistema non è convergente. Oggi stamattina si parla del termine di convergenza. Convergenza può essere una parte, un funzionamento, un'occasione, un sistema. Un sistema è cooperante, sinergico, ma multivergente. Ed ecco perché del costrutturarci in commissione è un altro esperimento che stiamo facendo al cielo interno. Ma dobbiamo comunque riuscire a sviluppare all'interno un sentimento di collettività che ognuno di noi tutela nel suo auto-organizzarsi. Ora, è aperto il dibattito se ogni convergenza di questa multivergenza, no, all'interno non debba avere un'organizzazione classica di tipo gerarchico, perché siamo umani, comunque in qualche maniera dobbiamo pur farlo. Sono tutte cose rispetto alle quali noi possiamo in qualche maniera sperimentare soluzioni nella libertà che anche ogni commissione forma delle modalità diverse. Ultima cosa, volevo fare riferimento al nostro tema, associazione di cultura politica. Noi poniamo l'accento sulla parola cultura e poi su quell'aspetto della cultura come evento relazionale, sociale della parola politica. Allora, in questo io vi propongo una visione. È possibile mettere in discussione Ipse Dixit? Possiamo dire ipse dixit sed cogito et ergo sum, cioè contrapporre due modalità. Esiste una modalità di visione politica post-marziana? Non marziana. Sì, certo, no. Post-marziana. Non mi ricordo, è stata una nostra scelta però. Appunto, io sto dicendo. Quindi, cosa vuol dire post-marziana? Hai ragione, però questo è stato il nostro... Allora, quando noi pensiamo una visione post-marziana, che non è anti, è post, no? Significa un qualcosa di evolutivo, qualcosa che può già far parte di un'idea di altro, perché altro non è divergenza, altro è un'ipotesi alternativa, che non è detto che sia necessariamente divergente, cioè vuol dire che da un punto va verso qualunque tipo di periferia.
un concetto post-marziano potrebbe essere che la componente intellettiva abbia una dominanza sulla componente energetica di tipo economico. Ma d'altro canto, se non sbaglio, la stessa economia, chiamandosi economia, è andata a pensare al futuro. E quando io vado a pensare al futuro, non è una dinamica economica il futuro, è una dinamica intellettiva. Quindi il nostro problema attuale è di reintrodurre in un concetto politico-sociale, no, nel quale il modello economico ha creato per ovvia ragione la liquidità, non del denaro, ma dell'idea della persona stessa, perché una società liquida è più malleabile dal punto di vista di marketing e crea un fatturato più rapido, cioè mi può comprare un telefonino al giorno perché mi cambia il telefonino, no, mi può creare, cioè creare. Il problema è che una società così liquida è instabile, è una società che il giorno mi vota, il giorno dopo non mi vota, ed è una società soprattutto che non si convince, si seduce. E allora lì capiamo perché a un certo punto c'è un sistema che ragiona in classe. La stessa politica non può essere più una politica che si basa sulla convinzione, ma sulla seduzione. È il modello economico, è il marketing. Qual è il post? Il post è che non si convince, non si seduce, si crea credibilità che è l'unione dei due. Vuol dire che ciò che è vero, perché lo sento, perché risuona anche nella mia identità quotidiana, ma ci penso anche. Questo cosa significa? Che devo ricreare la capacità di proiettarsi nel futuro, quello non ne parlo adesso, quello che io chiamo il triangolo della futurazione, cioè la capacità di definire dove, perché so cosa mi serve, come sì, come no. Questo qualcosa implica rifondare una cultura politica, insieme a rifondare il concetto di cultura a tutti i livelli, anche nei salotti di casa. Cioè, ok, questo è un obiettivo, cioè l'obiettivo di ricreare cultura, e cultura diffusa significa ricreare il presupposto di poter essere convinti e di poter essere portatori di credibilità per chi ci è di riferimento, e uscire fuori da questo circolo vizioso della liquidità, certamente economizzabile, ma instabile e che è suscettibile solo di seduzione. Grazie. E Luigi mi ha convinto. Roberta Cugliese. Roberta è arrivata.